Ciao, sono Serena e frequento la prima F. Allora, ero un po' in ansia, preoccupata e ero anche in ansia di conoscere nuovi alunni, cioè nuovi compagni, però per fortuna è andato tutto bene e mi sono trovata molto bene. Ciao, sono Kevin e frequento la prima F. I professori mi hanno accolto molto bene e abbiamo preso conoscenza e ci hanno chiesto i loro nomi e noi gli abbiamo detto loro e i nostri e sono stati molto buoni con noi e ci hanno accolto molto bene. Molto facile perché è un po' diverso dall'elementare, però sempre il giusto e non è così poi tanto difficile. C'è il registro di Nuvola dove possiamo accertarci che ci sono i compiti per domani e sempre prendere nota sul diario dei compiti. Fuori dalla scuola, prima di entrare, mi è capitato di incontrare un ragazzino che conoscevo già alle elementari, in classe con me, e che mi trattava male, poi però sono andata dalla prof, l'abbiamo detto e abbiamo chiarito tutto. Io sono Marta e frequento la prima F. Io ho dei compagni della mia classe della scuola primaria e siamo in tre. No, non li ho potuti scegliere. Ho avuto il mio compagno preferito, però ho stretto una buona amicizia. Allora, le interrogazioni a sorpresa non ci saranno e credo che non ci siano neanche adesso, perché però se facciamo un po' i cattivi, tra virgolette, ci saranno se decide il prof. I compiti sono il giusto, un po' aumentati a confronto delle elementari perché ovviamente è un livello in più le medie, quindi sì, sono aumentati. In una settimana le verifiche sono più o meno tre, quasi, non tutte le settimane ovviamente, e al massimo se proprio capita bene anche zero. Mi chiamo Luca e frequento la seconda A. Prima l'intervallo durava 10 minuti e si poteva girare fuori per il corridoio del proprio piano. Ora con il coronavirus si possono fare 7 minuti fuori dalla classe e 7 minuti dentro. E no, non si può andare fuori in cortile a giocare. Le note possono essere disciplinari e didattiche. Quelle didattiche quando ti scordi di fare i compiti oppure ti scordi un quaderno a casa, e quelle disciplinari per il tuo comportamento scorretto. Poi ci sono anche quelle di merito, se ti comporti bene, e dopo 10 note disciplinari c'è il rapporto. C'è anche la nota Covid, che in questo caso è se non rispetti le regole Covid. Sono Sofia e frequento la seconda A. Il cellulare si può portare a scuola, però deve stare spento nello zaino e non si può neanche utilizzare durante l'intervallo. Lo zaino si tiene in classe e dietro la sedia. Ciao, sono Edoardo e frequento la seconda A. Allora, si inizia alle 8.10, le lezioni iniziano alle 8.10 e devi entrare entro le 8.10. E poi, allora, e si finisce al piano di sotto all'una, invece il piano di sopra esce all'1.05. Se arrivi verso le 8.30 puoi anche entrare da solo e ti danno questo foglietto da dare alla prof. E invece se arrivi verso le 9.30 deve entrare anche il genitore e filmare. Sono Mattia di terza. Le materie sono circa una decina e i prof sono un po' meno perché certe prof fanno più di una materia. Allora, le lingue sono due, il francese e l'inglese. E durante la settimana si fa un'ora di potenziamento di inglese. Alle prof bisogna sempre dare del lei. Gabriele di terza. A causa del coronavirus quest'anno abbiamo un po' di restrizioni, a quale
e segna l'etica per terra per indicare i percorsi da fare, i banchi distanziati. E alcune strutture laboratori della nostra scuola quest'anno non sono utilizzabili, come il laboratorio di arte, musica o la cucina o il laboratorio di scienze. Ogni classe ha presente una LIM e per la palestra bisogna rimanere distanziati e ognuno ha lo spazio per appoggiare la propria sacca. E quando c'è del tempo si potrebbe anche uscire nel cortile e fare attività motorie. Abbiamo anche la biblioteca in cui siamo qua presenti e l'aula informatica in cui ogni alunno ha il suo computer. Musica, dove ognuno suonava il proprio strumento, un prof faceva portare la chitarra, un prof la pianola, un prof il flauto e ora non possiamo usarla per la distanza e per il fiato. La prima settimana scegliamo nei posti invece col passare del tempo i prof. Paolo, sono della terza A, un sacco di progetti tipo come l'Avis, l'EMA e quello della biblioteca, della protezione civile, anche un'orchestra della scuola. Siamo andati al castello di Casalgrande Alto, siamo andati tante volte a teatro. Abbiamo fatto un torneo di pallamano prima, di solito facciamo anche progetti con la polizia postale e educazione finanziaria. Le prof sono gentilissime, quindi non fatele arrabbiare. Sono molto felice per questa scuola perché ogni dubbio che abbiamo le prof lo risolvono. Una cosa che mi mancherà delle medie saranno i miei amici. Felice se l'anno prossimo potessi fare un corso di chitarra. E delle medie per ora mi piace di più stare con i miei amici. Ciao ragazzi, vi aspettiamo il prossimo anno. Ciao!